Piccolo frutteto che abbiamo costruito con i bambini delle scuole di Cornaredo che hanno partecipato al progetto Se lo conosci lo mangi, che si è svolto in Italia e contemporaneamente in India. Il progetto è stato sostenuto da Original Marines, ci ha dato la possibilità di spiegare ai bambini il valore della frutta locale e di fare uno scambio culturale tra i due paesi. Stanno piantando sempre le piante, vi ricordate che cos'erano? Era la papaya. I bambini hanno svolto parte del programma a scuola e parte qui in orto. Abbiamo messo delle piante tipiche delle nostre regioni, quindi dei ciliegi, dei meli, un kaki, un giuggiolo che è una varietà antica e dei melograni. Il melograno è la pianta che ci collega con l'India, dove i bambini indiani invece hanno piantato piante tipiche del loro territorio. I fiori che vengono impollinati dalle api sbocciano raggruppati e hanno 5 petali bianchi e lunghi stami gialli. Abbiamo fatto questo scambio culturale tramite gli elaborati dei bambini, quindi cartelloni, PowerPoint, messaggi, mail in lingua inglese. E questo ha permesso ai bambini di esercitarsi in diverse materie, appunto come possono essere le scienze naturali, l'inglese e l'informatica. Questo è un sagete, è un fiorellino giallo. Questo è il kaki. Queste sono le lenticchie. Questi? Fagioli. Fagioli. Abbiamo studiato i semi, i frutti, come crescono e dove crescono nel clima e quindi abbiamo fatto anche tutto un escurso su che cosa si può piantare in Italia, specialmente in Lombardia. No, il tetto non c'è, perché se ci fosse il tetto non passerebbe la luce, giusto? Sì, non è un forno, è un essiccatoio. Abbiamo provato a capire come utilizzare i frutti dei meli, per cui abbiamo fatto prima tutto un assaggio delle varie tipologie di mele e poi abbiamo provato ad essiccare le mele per riuscire a capire come conservare questo frutto, facendo proprio noi un essiccatoio con prodotti semplici e essiccando le mele al sole. I bambini potranno venire in orto ad accudire le piante e vedranno così anche il cambiamento negli orti vicini, come matura la verdura, come si passa dal fiore al frutto, e potranno anche scambiare esperienze con gli ortisti che sono sempre molto disponibili ad incontrarli e conoscerli.